Possiamo andare. E grazie, buonasera, grazie per essere intervenuti così numerosi in questo incontro importante, del quale parleremo dell'ultimo libro scritto da Luca Palamara, intervistato da Alessandro Sallusti, oggi direttore di Libero, un libro che ha un titolo che già espone, diciamo, la complessità dei temi trattati, lobby e logge, le figure occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia. Mi pare che nel titolo di questo libro sia descritto perfettamente, diciamo, il tipo di argomento che viene trattato. Sono tanti argomenti insieme che, devo dirvi, fanno davvero impressione. Un bel libro per chi si occupa naturalmente di queste cose, perché è illuminante sotto molti aspetti, come lo era stato il sistema, il primo volume, ma è un libro accessibile a tutti, cioè chiunque voglia farsi un'idea di come sono andate le cose in Italia in un certo periodo e forse di come ancora vanno, questo poi lo stabiliremo più avanti, ecco, ha necessità, secondo me, di leggere questo volume. Con noi ci sono alla mia sinistra Luigi De Magistris, già pubblico ministero, magistrato a Napoli e in Calabria, poi sindaco di Napoli, quindi un uomo che conosce bene i meccanismi della giustizia, anche perché ha pagato sulla propria pelle a carissimo prezzo una serie di azioni che ha fatto nella sua vita professionale, quindi parleremo anche di questo. Alla mia destra ci sono Nicola Morra, che è il presidente della Commissione bicamerale nazionale antimafia, e Luca Palamara, che è l'autore del libro. Luca Palamara è ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato naturalmente pubblico ministero in Calabria, Reggio Calabria e a Roma, è stato anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Cominciamo subito da Luca Palamara con la prima domanda. Cioè, lei ha scritto Il Sistema, le porgo il microfono, ha scritto Il Sistema, un libro che ha determinato enormi reazioni e molti silenzi. Definisco a volte silenzi interessati, cioè tanti hanno parlato urlando allo scandalo, molti altri hanno preferito non parlare. Dopo questo libro è andato avanti, ha fatto un altro. Ecco, perché un'operazione verità e la continuazione di un'operazione verità e quante altre cose ancora sente di doverci raccontare che non ci sono in questo libro? Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e grazie ovviamente dell'invito. Io penso che i fatti che sono accaduti nel 2019 imponessero da parte mia un dovere di chiarezza e di trasparenza, e soprattutto imponessero di squarciare un velo di ipocrisia che ha caratterizzato un racconto su come funzionano i meccanismi interni della magistratura, quei meccanismi interni che appunto hanno riguardato, siamo qui a Cosenza, c'è cioè la presenza di Gigi De Magistris, anche le vicende professionali della vita di Gigi De Magistris. Questo lo ritengo necessario, al di là delle singole vicende personali, come un discorso di interesse per la collettività, per i cittadini e per quei tanti magistrati, questo premettiamolo sempre nel discorso, che sono fuori da questo meccanismo, perché non tutti i magistrati partecipano al meccanismo di potere. E senza andare a rispolverare l'antica Grecia, però di fatto qui parliamo di una oligarchia che gestisce il potere interno alla magistratura. Nel 1948 si volle una magistratura autonoma e indipendente e si individuò il Consiglio Superiore della Magistratura come il luogo nel quale esercitare questo governo della magistratura. Nel 1960 i magistrati decidono di organizzarsi in correnti. Forse va chiuso l'altro microfono. Ma dovrebbe metterli al centro per evitare l'altro palata, quindi c'è il ritorno. E allora niente, abbastanza. Dicevo, quindi nascono questi gruppi, piaccia o non piaccia, senza cancellare le idee, perché ognuno ha diritto di esprimere le idee e le opinioni. I magistrati si sono divisi in gruppi. Questi gruppi, che esprimevano un diverso modo di intendere il lavoro del magistrato, di fatto hanno controllato
partita del magistrato. Chi apparteneva a un gruppo faceva carriera, chi non apparteneva a quel gruppo non faceva carriera. Nel CSM convivono tanto i cosiddetti togati eletti dai magistrati quanto i laici eletti dal Parlamento. Nel corso del tempo, questo va detto in maniera molto chiara, i magistrati avevano come referenti le correnti, i laici avevano come referenti i partiti politici. Quindi fisiologicamente c'è stato un interfacciarsi, un modo di entrare in contatto, e fisiologicamente chi ambiva ad un incarico cercava l'appoggio tanto della componente togata quanto della componente laica. Di fronte a questo meccanismo, che cosa mi ha fatto scattare l'idea di raccontare in qualche modo quello che realmente è successo? Che ha fatto tanto discutere una cena nella quale si discuteva di che cosa? Di una nomina importante, quella del procuratore di Roma. Prima di quella nomina tante cene c'erano state, avevano riguardato uffici importanti, penso a quelli di Milano, penso a quelli di Napoli, penso a quelli di Torino. Ma la cosa che io ritengo inaccettabile ancora oggi, che chi siede al Consiglio Superiore della Magistratura è stato eletto con i meccanismi di quella cena. E allora io penso che se questo è il dato di partenza per la situazione in cui siamo arrivati, e sia giusto mettere sul piatto tutto, raccontare, capire quello che è accaduto, non tenerlo più nelle segrete stanze, perché se si deve, come dire, portare fuori quello che avviene in una discussione utilizzando un Trojan, tanto vale raccontarlo, si fa prima e si fanno risparmiare soldi allo Stato. E il racconto nasce proprio da questa esigenza di capire come hanno funzionato i meccanismi, perché alcuni magistrati hanno fatto carriera, perché altri magistrati non l'hanno fatta, perché per alcuni c'è stata la scure del sistema disciplinare, per altri no, perché in alcuni casi le carte vengono tirate fuori dai cassetti e in altri no. Che cosa sono le logge, se funzionano o meno, se è vero che dei gruppi di pressione esterna hanno influenzato le nomine. Ecco, io penso che questo da parte mia ha dovuto essere un contributo per fare in modo che però adesso il problema venga spostato dalla magistratura ai cittadini, alla collettività, e che si riesca a fare in modo che queste discussioni possano portare poi a una magistratura realmente autonoma e indipendente. Senatore Moro. Vanno in contrasto, si sono vicini i microfoni. Magari uno solo è meglio. Abbassa i toni medi, forse risolvi. Senatore Moro, lei è presidente della Commissione Nazionale Antimafia. Nel libro, in questa Operazione Verità, che bisogna dare atto Luca Palamara compie non solo in questo volume ma anche nell'altro, c'è la descrizione di un mondo che è quello dell'antimafia, diciamo, delle celebrità, dell'antimafia che diventa occasione di carriera, dell'antimafia per esempio che riguarda un personaggio importante della imprenditorialità siciliana, che si chiama Antonello Montante, che è stato condannato in primo grado in una pena elevata e che era in rapporti, in ragione di questo suo tra virgolette carrierismo antimafia, era in rapporti con importanti magistrati, con importanti uomini delle istituzioni. Luca Palamara parla della vicenda di Antonante. Io volevo sapere lei che ne pensa intanto del libro e poi dalla vicenda di Antonante, che è una vicenda assolutamente sovrapponibile a tante vicende, anche calabresi, che hanno riguardato i protagonisti, tra virgolette, di questa antimafia, che certo non impressionava i mafiosi, forse impressionava gli altri. Allora, Antonello Calogero Montante è stato certamente un grandissimo bluff. Un bluff che, come ha, per esempio, permesso di capire la trasmissione che Report ha dedicato alla vicenda, è stato capace di indurre in errore un certo Camilleri e poi anche altri
personaggi della vita politica e istituzionale di assoluto rilievo, vedi l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Solo che io mi devo correggere, perché io ho detto poc'anzi è stato capace di indurre in errore. Ma noi siamo sicuri che sia stato un errore in buona fede oppure è stata tutta una messa in scena per creare un falso mito da accreditare al fine di controllare sempre più un mondo che dava fastidio? Ora, io prendo a pretesto quanto è scritto nel libro di Palamara e Sallusti per ricordare che tantissimi magistrati sono stati in relazione con Antonello Calogero Montante, hanno non soltanto scritto messaggini, perché non c'è nulla di male nello scrivere messaggini, ma hanno soprattutto ottenuto favori, non venendo poi sanzionati dalla magistratura che per competenza avrebbe dovuto censurare quei loro comportamenti. Allora, scusate, faccio una riflessione. Riflessione non tanto da Presidente della Commissione antimafia, quanto piuttosto da cittadino. Ma quando noi entriamo in un'aula di tribunale ci troviamo di fronte alla scritta "la legge uguale per tutti". Solo che, come Palamara e Sallusti scrivono, e questa è una citazione del Divo Giulio, sapete voi chi sia Divo Giulio, quella scritta i magistrati di fatto, sedendosi, dando le spalle alla stessa scritta, non la leggono, perché evidentemente è uguale per tutti quelli che se la trovano davanti, forse, tranne che per loro. Nello stesso libro, per esempio, si fa riferimento ad uno scambio di corrispondenza fra le due figlie di Paolo Borsellino e l'allora procuratore generale della Cassazione, dottor Riccardo Fuzio, che poi in fretta e furia, per la stessa vicenda per cui Luca Palamara ha pagato dazio, è stato costretto a pensionarsi. Quindi badate, se uno sbaglia può andare incontro o a radiazione dalla magistratura oppure a pensionamento. La legge vale per tutti? Evidentemente no, perché anche il dottor Fuzio era stato, in ipotesi, accusato di comportamenti assai gravi, se non ricordo male, rivelazioni di segreti d'ufficio, che non è esattamente un'accusa fra le più morbide che si possa rivolgere ad un magistrato. Però, dottor Badolati, perché ci tengo a fare alcune riflessioni e le faccio a voce alta? Io questa mattina mi sono trovato al pronto soccorso dell'ospedale civile L'Annunziata, qui a Cosenza, non a Kabul, anche se anche l'ospedale di Cosenza è in qualche modo teatro dell'operatività di emergency. E sono stato chiamato perché ho trovato una situazione che definir vergognosa è dir poco, ma voi che in larga parte siete cosentini, queste cose le sapete quanto me e meglio di me. Dopo essere stato là mi sono incontrato con un avvocato che mi ha raccontato di essere rappresentante della famiglia di un soggetto che è morto nel 2012 presso lo stesso ospedale, non avendo ancora ottenuto giustizia e soprattutto sentenze. Perché poi, come si dimostra leggendo i testi, ma voi in larga misura siete laureati in giurisprudenza e conoscete i meccanismi con cui si governano le aule di tribunale, molto spesso si può evitare di far giustizia anche semplicemente usando il tempo. Col tempo, per esempio, si poteva arrivare a prescrizione. E il tempo è uno strumento formidabile, perché se poi arrivi a sentenza dopo 20 anni, posto che la sentenza sia, diciamo così, corretta, forse dopo 20 anni la domanda di giustizia che proveniva dal cittadino è morta oppure è diventata altro.
cioè vendetta. Questa è una logica molto calabrese, perché la Calabria era, quando io sono arrivato in questa regione, la regione delle faide. Però, leggendo il testo in questione, ma anche quello precedente, si ha anche la percezione che le faide venissero consumate fra magistrati, sia inquirenti che requirenti. E lo dico a voce alta, recentemente il CSM ha deciso di riprendere il caso del procuratore aggiunto Cozzolino di Cosenza. L'avete letto tutti. Io credo che il CSM dovrebbe dar tante risposte ai cittadini calabresi in merito a vicende che in qualche modo sono state disvelate, perché a gennaio del 2019 il Fatto Quotidiano apriva scrivendo in prima pagina: almeno 15 magistrati del distretto giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro sono sotto indagine a Salerno, almeno 15. E aggiungo, io per alcuni fatti sono stato anche sentito. Si sa qualcosa, tranne che di Petrini e di Valea, tutto tace. E però intanto la giustizia produce sentenze, la giustizia rinvia giudizio. La giustizia, oppure la presunta giustizia. E quando io scopro che il sindaco di Rende viene interdetto dall'esercizio della professione forense per fatti a tutti noti, e però viene eletto dai sindaci calabresi presidente dell'ANCI, io mi devo domandare se questa sia una comunità che ha l'idea di che cosa sia la giustizia oppure no, perché delle due l'una: o è stato interdetto dall'esercizio della professione ingiustamente, oppure forse c'è stato un errore politico nello scegliere l'avvocato Manna come presidente dell'ANCI Calabria. Però queste cose, a mio avviso, ma io sono un legno storto, me lo dico da solo, queste cose gridano non vendetta ma giustizia, e io mi aspettavo una risposta diversa dalla città e dalla magistratura, perché le cose le dico in faccia. E invece la città ama prendere il tappeto, alzare, metterci la polvere sotto e chiudere. Dunque, dottor Pagolati, io credo che questi dibattiti, soprattutto in Calabria, abbiano ragione d'essere. Qui c'è, alla mia sinistra, alla nostra sinistra, un procuratore che, piaccia o non piaccia, è stato protagonista di vicende giuridicamente aberranti, sequestro e contro sequestro. Questo procuratore era a Catanzaro. Prima dell'azione di Luigi De Magistris, un altro procuratore, Agostino Cordova, aveva provato a indagare su dinamiche particolarmente divertenti. E anche Agostino Cordova è stato velocemente allontanato. Alla mia destra c'è stato qualcuno che ha imparato il mestiere a Reggio Calabria, in anni in cui Boemi oppure Alberto Cisterna sono stati fatti fuori, metaforicamente parlando, perché erano magistrati scomodi. Ma ricorderete tutti che qualche tempo fa è venuta fuori una storia divertente, per esempio, di un finto attentato, finto, a Reggio Calabria, per creare un altro falso mito, quello del sindaco Scopelliti che combatte l'Ndrangheta. Adesso abbiamo appurato che dietro quel finto attentato c'era un uomo dei servizi segreti, tal Marco Mancini. Però di queste cose è meglio non parlarne, perché così la musica continua ad essere suonata come è sempre stata suonata. E mi dispiace dirvelo, la Calabria sta, però è la verità,
morendo, sta collassando, come buona parte del Sud, innanzitutto a livello demografico e poi anche a livello sociale, economico e culturale. Ora, io ho una modestissima esperienza in qualità di insegnante di storia. Ricordo che ci sono state fasi in cui le Calabri, perché un tempo si usava il plurale, erano considerate la parte più ricca del Regno Meridionale. E il Regno Meridionale era la parte più ricca della penisola. E chi poteva, si comprava il feudo in Calabria. Vi faccio un esempio. Cassano, la famiglia Serra, da cui Laura Serra di Cassano Lauropoli, i Serra erano genovesi, così come sono stati i genovesi quelli che hanno comprato feudi e proprietà a Campotenese e a Castrovillari. Adesso ditemi voi se per caso i settentrionali vengono in Italia oppure non siamo noi calabresi a dover emigrare altrove, perché qua si muore di mala sanità, si muore di mala giustizia, si muore di qualunque motivo. A meno che tu non sia potente, e se sei potente vai avanti. Però questa non è una società democratica e soprattutto non è una società ispirata ai valori della nostra Costituzione, che rimane sempre la bella addormentata, perché tutti la sollecitano, tutti la invocano, ma pochi la applicano. Grazie al senatore Morra. Chiede Magistri, se sembra, io ricordo la frase che Luca Palamara disse quando lei venne in sostanza, diciamo, eliminato dalla scena giudiziaria. Luca Palamara disse: il sistema, ecco, io ricordo il tema, soprattutto il termine che poi lei userà nel suo libro, il sistema ha mostrato di avere gli anticorpi. Oggi trovarla qui, lei seduta alla mia sinistra, lei alla mia destra, è davvero una cosa che fa effetto, perché insomma Luca Palamara è stato certamente un suo grande nemico, almeno ha interpretato quello che i suoi grandi nemici volevano, cioè eliminarlo dalla scena. Ecco, ci spiega intanto perché abbiamo colpa oggi lei e che cosa pensa di Luca Palamara e di quello che ha scritto nell'altro libro che si chiama Il Sistema. Ma innanzitutto buonasera. Ho scelto convintamente di essere oggi qui. Innanzitutto perché, proprio come mio modo di intendere la vita, non presto rancore. Poi ho avuto già modo di confrontarmi in trasmissioni televisive con Luca Palamara e poi perché devo dare atto che nel suo primo libro, Il Sistema, diciamo da parte, per capirci, del carnefice nei confronti della vittima, Luca Palamara, che non era un mio amico e che non è un mio amico, quindi non l'ha detto uno che mi ha sostenuto, in estrema sintesi De Magistris viene fatto fuori dal sistema perché era fuori del sistema, era il cigno nero, e spiega che vengo fatto fuori nel momento in cui mi trovo, non perché me lo sono andato a cercare, ma perché prestavo attenzione a quel principio dell'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge di cui parlava Nicola Morra, mi sono trovato tanto il centrodestra e il centrosinistra. Fin quando indagavo persone vicino a Berlusconi c'era un pezzo di magistratura e di politica che faceva il tifo. Siccome purtroppo l'arco costituzionale politico era quasi tutto interessato da un sistema criminale di cui le massonerie deviate, su cui poi ritorno, ne erano il collante, là c'è stata la totale copertura tra la politica, le correnti, il sistema e con a capo il Presidente della Repubblica. Quindi lo racconta Sallusti, che non è un altro mio amico, e allora io questo, diciamo, chiamiamola per usare un termine che non è tecnico, però per capirci, a tanti anni di distanza, una confessione di chi ha fatto parte di quel sistema, certo fatta dopo che sono stati individuati determinati fatti, sui quali però c'è la presunzione di innocenza e sui quali Luca Palamara si difenderà nelle sedi giudiziarie, io l'ho trovato un fatto nuovo. Su questo fatto nuovo bisogna però che non cali
come hai detto Arcangelo Badolati, il silenzio. Ma non per me, perché ho pagato un prezzo che non è più risarcibile. Mi hanno strappato la toga di pubblico ministero, hanno infranto il sogno della mia vita di ragazzo, hanno violato la fiducia che io avevo prestato nel principio di uguaglianza dei cittadini alla legge e la fedeltà alla Costituzione della Repubblica. Credo che questa operazione, il fatto che io sto qui, lo avverto non come un diritto di parola, perché quello non me lo deve dare nessuno, come un dovere, perché non accada ad altri magistrati ciò che è accaduto a me con la violenza della legalità formale. È un'evoluzione del sistema criminale. Per certi versi sono fortunato, perché se le mie vicende fossero accadute non tra il 2005 e il 2008, ma tra il 92 e il 95, probabilmente racconteremmo altre storie. Ma su questo c'è da essere preoccupati. Io sul piano personale magari sono contento, perché ho diritto, ho possibilità di parola, nel senso che non mi hanno fatto fuori fisicamente. Ma l'operazione è ben più grave, perché quando fai fisicamente fuori qualcuno, questo è il paese che gli eroi sono sempre quelli che muoiono, le lenzuola, le manifestazioni, e quindi la gente si schiera. Quando la violenza del sistema criminale non passa più dal tritolo, ma dai proiettili istituzionali, è lì che ci dobbiamo oltremodo preoccupare, perché vuol dire che il sistema criminale è arrivato al punto tale di utilizzare lo schermo normativo previsto dalla legge 1782 sulle associazioni segrete, cioè logge e lobby, di Tina Anselmi. Ve lo ricordate, quella brava e onesta politica donna democristiana nel 1982. Cioè, che significa massonerie deviate, logge e lobby? Significa che più delle volte persone che ricoprono incarichi più delle volte istituzionali, cioè che fanno parte di organi di rilevanza costituzionale, prendono decisioni in luoghi segreti, che può essere un salotto di un albergo, come può essere un salotto di una casa, un salotto, chiamiamolo anche, della borghesia mafiosa, chiamatela come volete, massomafia, borghesia mafiosa, salotti conviviali, prendono decisioni lì, decidono leggi, decidono sentenze, decidono provvedimenti disciplinari, poi vanno nei luoghi istituzionali e le ratificano. Quindi non alla luce del sole, l'organo istituzionale diventa il luogo della ratifica formale, quindi dell'esecuzione del mandante. Perché una vicenda che non può cadere in silenzio? Perché quando noi abbiamo denunciato queste cose, e a distanza di anni, dopo che indizi sono stati raccolti, dopo che vicende sono state ricostruite, dopo che autorità giudiziarie dimostrano la correttezza del nostro operato e le interferenze illecite che abbiamo subito, dove l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè Luca Paramara, non è uno scappato di casa. Lui era il presidente di tutti i magistrati, della corrente più potente della magistratura. Confessa, e dove io mi assumo la responsabilità di quello che dico, cioè che in quell'operazione il coordinamento, ed è uscito fuori anche recentemente da inchieste giornalistiche di bravi giornalisti, in particolare del Fatto Quotidiano, ma non solo, la regia è stata il Quirinale, e il Quirinale non è lo scappato di casa. Ma questa roba può passare così? Cioè, noi possiamo far finta di niente. Riccardo Fuzio era il procuratore generale che aveva il fascicolo sui magistrati di Salerno, e tra l'altro Luca Palamara, lo dico io, in qualche modo la sua ascesa al presidente dell'ANM finanche mi deve qualcosa. Lui forse non lo ricorda, ma il precedente presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, tal Simone Guerti, della sua corrente, si dovette dimettere perché gli chiesero dei giornalisti: ma lei era al corrente dei rapporti tra Saladino, l'ex presidente della Compagnia delle Opere, ministro della giustizia Mastella, mai partecipato a dei inquiri, altre persone? Lui sì, io non conosco proprio, se no che nella perquisizione che ho fatto nella sede di Compagnia delle Opere, preso l'agenda di Saladino, c'era un appuntamento preciso dell'incontro a Roma in cui aveva partecipato anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il predecessore di Luca Palamara.
si dovette dimettere e fu eletto Luca Palamara. Quindi questo è un altro fatto. Allora, nel momento in cui lui disse, guardate, lui l'ha spiegato, anzi mi fa piacere se dopo Luca ci ritorna, perché io credo che bisogna dare un contributo poi di verità quanto più è possibile, dettagliato, al di là delle vicende penali, qua non è che stiamo facendo un processo, ormai è passato tempo, però attenzione, molte persone stanno là. Quando lui disse, quando furono fatti fuori, attenzione, non De Magistris, i magistrati di Salerno, un pool, non scappati di casa, il procuratore, due sostituti, un pool, carabinieri, polizia, che avevano fatto indagini in silenzio, meticolose, attente, oneste, difficili, perché ero pieno di denunce, pieno, e avevano dimostrato la totale correttezza del mio operato e fecero un decreto di perquisizione il 2 dicembre 2008, individuando gli indagati principali di quell'azione, furono polverizzati in un mese. Fuzio era il procuratore generale, Napolitano stava sempre lui, Mancini, e lui, insieme a tutta la NM, lui credo che dopo lo potrà raccontare, dissero una frase inquietante: il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. E il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, anche lui che non è uno scappato di casa, che ha fatto carriera, e poi quando uno dice delle cose si innervosiscono, era il segretario dell'ANM, oggi è componente del CSM, oggi è componente del CSM. Cioè quella frase, il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. Guardate, aver fatto fuori magistrati, servitori dello Stato, consulenti, l'abbiamo messo in conto, ma la cosa che a me ha fatto male è aver convinto tanti calabresi, regione alla quale io ho creduto, credo e crederò, a testimoniare. E alcuni di loro me lo dicevano: dottore, ma voi quando firmano, noi che fine facciamo? Ve l'ho detto in napoletano, loro non lo dicevano in calabrese, però calabrese lo capisco, ma non lo parlo bene, però ci capiamo. E io dicevo: voi dovete avere fiducia nello Stato. Lo Stato, ma che è sto Stato? Lo Stato è fatto di persone. Quindi è stato un tradimento profondo nei confronti dei cittadini, fatto da quel Presidente della Repubblica che veniva in questa terra, io me lo ricordo pochi mesi prima che successe quel coup di ferro, a invitare i calabresi a denunciare, a ribellarsi nei confronti della mafia, della corruzione e della criminalità. Ecco la retorica piena di opacità. E allora credo che sto qua perché voglio chiedere, no perché faccio il pubblico ministero, ma in un colloquio, c'è. Luca Palamara è stato un po' in qualche modo, non il mandante, non l'organizzatore, non il promotore, ha partecipato a quell'attività di sistema e ha dato quella copertura. Cittadine e cittadini, attenzione, ha dato la copertura dell'Associazione Nazionale Magistrati. Come lui ha scritto bene nel libro, i magistrati in genere, a prescindere, solidalizzano con gli altri magistrati. Invece là diedero la copertura. Diedero la copertura perché c'era quella commistione tra correnti, magistratura, politica, istituzioni. Allora voi vi chiederete, e giuro, poi magari ci sarà forse un altro giro, ma perché hanno messo in campo questa azione addirittura fino ai vertici dello Stato? Ma noi che avevamo scoperto? Ma tante cose. Per dirti, Marco Mancini, che tu hai citato prima, stava nell'inchiesta Wainotti, dove stavano responsabili delle compagnie telefoniche, servizi, uno dei servizi che perquisimmo nel 2007, il 20 giugno del 2007 è stato perquisito qualche giorno fa, prima era capocentro Sismi, cioè faceva il servizio segreto militare, adesso fa l'AISI, il servizio segreto civile, ma sta sempre là, Cascini sta là, alcuni magistrati stanno là, non mi fate fare i nomi perché io poi ogni volta che parlo, poi c'ho mia moglie addosso, perché questo paese, Matteotti docet, cioè ti devono fermare, lo diceva anche Pasolini,
Leggetevi il libro bianco di Pasolini, un libro bellissimo, 34 procedimenti penali, Pasolini, perché col cinema e con la letteratura denunciava. Qua ogni volta che fai nomi e cognomi, questi non lo ammettono, perché loro stanno ancora là. Cioè non è che è fatto fuori Palamara, tolto Palamara, colpito Palamara, individuato Palamara, comunque la si voglia pensare su Palamara, nessuno può pensare che Palamara era solo Palamara. Il sistema sta ancora là, il sistema sta ancora là, ed è un sistema fatto di logge, di lobby, di politica, ma soprattutto di apparati dello Stato. La politica, pigli la matita, vai alle elezioni, come diceva Borsellino, fai un tratto di matita e puoi cambiare. Poi non sempre si cambia, come diceva Nicola, ma certe volte si cambia. La storia lo insegna. Quando il sistema criminale arriva a cooptare, a entrare negli apparati di controllo, diventa complicato. E quindi voi direte, e sarà la seconda parte, ma adesso c'è stata la riforma Cartabia e noi avremo una magistratura più indipendente, una magistratura più autonoma, un CSM che funziona meglio, una politica che finalmente vuol far funzionare i magistrati autonomi, i magistrati indipendenti. Stiamoci attenti, perché col pensiero unico dell'informazione che cavalca e con una magistratura sempre più burocratizzata, gerarchizzata, cloroformizzata, impaurita, messa sotto controllo, che deve stare attenta al formalismo, alla burocrazia, alla quantità e alla statistica, se viene meno la magistratura, viene meno la stampa, il Parlamento non c'è più opposizione, non si discutono più leggi, si fanno solo i decreti legge a colpa di fiducia, non puoi parlare. Se hai una voce dissonante ti dicono o che sei putiniano o che sei un'altra cosa, beh, io un pochino mi comincerei a preoccupare, ma siccome non sono un pessimista sto qua perché sono dell'idea che quando si parla, si racconta e lo si fa nel rispetto delle opinioni reciproche, la democrazia avanza, poi alla gente compete pensare, diceva Cartesio, cogito ergo sum. Loro vorrebbero fare il contrario, non pensare che vai avanti, tira la testa che fai carriera, girati dall'altra parte quando vedi un reato che diventerai procuratore. Io questa cosa non l'ho fatta, non sono diventato procuratore, però sono un uomo libero e soprattutto non mi hanno messo il guinzaglio, il sistema, e posso parlare tranquillamente di Napolitano, di Mancino, oggi di Palamara, con rispetto, ma nelle posizioni che sono state anche diverse, e questa è una cosa bella, cioè non avere paura di niente e prendersi il coraggio delle proprie idee. Grazie Gigi De Angelis. Risuona il nome di Giorgio Napolitano, di cui riparla nell'altro libro che si chiama Il Sistema, Giorgio Napolitano in relazione alle vicende anche di Luigi De Magistris. Giorgio Napolitano fu il Presidente della Repubblica che disse no a Renzi per l'indicazione di Nicola Gratteri, Ministro della Giustizia. E fa impressione l'esistenza di un sistema così forte, cioè che funziona, un sistema che lei racconta in questo libro anche in relazione ad un fatto che mi ha colpito tantissimo, quando il Parlamento, su impulso dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, approva il famoso lodo che esclude dai processi penali le più alte cariche dello Stato, lei qui racconta che il Presidente della Repubblica fu costretto ovviamente a controfirmare, lei racconta di una mobilitazione di questa lobby fatta di magistrati per indurre la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimo quel provvedimento. Chi fa parte di questo sistema? Come funziona? Allora, io penso che l'intervento di Gigi mi abbia stimolato, sia stimolante, perché mi consente, forse come spesso non capita, di entrare un po' dentro le vicende. Vicende ovviamente raccontate nel libro. La vita, diciamo, poi riserva le sorprese, perché è vero quello che ha raccontato Gigi De Magistris, fu grazie alla vicenda che riguardò nel 2007-2008, per la precisione, Simone Luerti, che io mi ritrovai a diventare presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. E siccome l'operazione è verità, e se siamo qui perché siamo spiriti liberi, altrimenti non saremmo stati qui. Ammetto, ripeto, senza difficoltà delle singole vicende che andranno affrontate nelle competenti sedi, però
Io penso che la democrazia possa fare uno scatto in avanti, lo può fare la magistratura, se realmente si riesce a discutere di tutto quello che è accaduto. Ha detto un'altra verità del magistris, che è quella che un po' ho vissuto io. Io ho dovuto selezionare il racconto, perché conoscendo tra virgolette i miei polli, sapevo bene che ogni parola non documentata diventava lui alla moglie di rompere scatole, e io avrei avuto, oltre alla moglie e quant'altro, tribunali, querele e altro. E quindi la mia linea di condotta è: mi racconto e documento. Come nasce quella giunta? Perché così si capisce pure come e perché nasce la vicenda dei magistrici. Nel 2007 si fanno le solite elezioni all'interno della magistratura, che dovete sapere è perennemente in voto, mentre la politica ha, tra virgolette, le elezioni politiche ogni 5 anni, le amministrative, la magistratura quasi ogni 2 anni è chiamata a un voto, o si vota l'ANM o si vota il CSM, e c'è un intermezzo, diciamo, delle votazioni locali che sono ancora, tra virgolette, più impegnative, perché sono dei test, lì ti misuri per vedere quanto sei forte. Nel 2007 si fanno queste votazioni e la magistratura esce da una stagione 2001-2006 dove c'è una sorta di vero primo governo di centrodestra, perché l'esperienza del 94-96 di Berlusconi era stata piuttosto limitata, e si fa una riforma, o si tenta la riforma dell'ordinamento giudiziario. La magistratura sciopera 4 volte contro il governo di centrodestra. Nel 2006 finisce la stagione del governo Berlusconi e il paese viene governato dalla famosa maggioranza di centrosinistra che si reggeva per il famoso voto di Bertinotti, vado per sintesi. Contestualmente si fanno le elezioni all'interno dell'ANM. Le elezioni dell'ANM sconfiggono, tra virgolette, la sinistra giudiziaria, che dalle urne esce ridimensionata. Come accadeva soprattutto in quel periodo, i notabili, come li ha chiamati i pari Gigi, con l'espressione capi bastone per rimanere in tema, erano pronti a guidare l'ANM, perché diventare presidente dell'ANM era, soprattutto in quegli anni, un momento di prestigio della carriera, soprattutto da chi aveva fatto la grande trafila. Che cosa accade? Che i famosi capi bastone, arrivati all'atto, toccano con mano una crisi della giunta, perché la sinistra giudiziaria dice: noi abbiamo perso, ci siamo assunti la responsabilità, adesso me la governate voi, l'ANM. I capi bastoni dicono: ma io non governo l'ANM senza una giunta unitaria, che mi impallinano. Insomma, viene fuori, guidata anche dal sottoscritto, la voglia di cambiamento, e quindi c'è una, tra virgolette, classe di giovani magistrati che si pone alla guida dell'ANM. Giunta monocolore, come i vecchi governi DC. L'idea era che questa giunta monocolore dovesse durare una settimana, non di più, e quindi poi ci si ricomponeva. Se non che in quella settimana iniziano a venire fuori le vicende che un po' hanno un risvolto nazionale, tra cui la vicenda dei magistris, oltre prima alla vicenda Forleo. Prima di affrontare bene la vicenda dei magistris, accade questo, che una mattina del gennaio del 2008 a Santa Maria Capua Vetere viene fatta la famosa indagine sulla moglie dell'allora ministro di giustizia Mastella, cade il governo di centrosinistra, a marzo si insedia nuovamente una schiacciante maggioranza di centrodestra. Domanda: che cosa accade nell'ANM a quel punto? Rientrano in campo i vecchi e la sinistra giudiziaria, dice: adesso è tornato Berlusconi, torniamo tutti, mica possiamo rimanere fuori, sarà una stagione di conflitto, quindi dobbiamo tornare tutti. E tornano tutti, e chi vi parla esce da quella giunta, perché per far entrare tutti qualcuno si doveva sacrificare. E diventa presidente dell'ANM appunto Simone Ruberti. Da lì a un mese scatterà proprio l'episodio che ha raccontato
Gigi De Magistris, che mi porterà nuovamente a guidare la NN. Quella NN, chiediamo bene, senza che nessuno se ne abbia male, è una NM di opposizione politica. Giusto o sbagliato, non voglio dirlo, lo è, e secondo me non può esserlo, l'ho fatto, ma l'opposizione la deve fare il partito politico, la NM deve fare un altro ruolo, un'altra partita. Però lì si innesta un'altra vicenda interna alla magistratura, che è il famoso scontro Salerno-Catanzaro. Che cosa accade? E perché lo racconto dopo? E perché De Magistris è qui e io sono qui? Perché quando vivi in diretta determinate vicende e situazioni non te ne puoi rendere conto. Adesso non è una sorta di, come dire, di pentimento altro, è un dato di fatto. Ovviamente io iniziavo un'esperienza, ci fu un decreto di perquisizione che fece discutere di De Magistris. Perché io lo racconto nel libro? Perché con mano ho toccato i due pesi e le due misure che sono state fatte. Perché oggi mi chiedo perché andammo su De Magistris tutti uniti, e ovviamente senza sottrarmi le mie responsabilità, non fu io, andiamo contro De Magistris, ma è chiaro che ci fu, come dire, no? Un suggerimento esterno. Perché su De Magistris sì? E lo cito come esempio, quando ci fu poi un'indagine che poteva riguardare Rubbi. Scusami, suggerimento esterno di qui? Suggerimento esterno delle altre componenti associative. Tanto è vero, e vado avanti nel racconto, che poi a Napoli, non tanto io quanto il mio segretario d'allora, nominato da De Magistris, venne processato da quelli della sua corrente, chiedendogli spiegazioni. Per me era la prima volta, e non doveva rimanere la prima volta, ma doveva essere il segnale che la magistratura, a torto ragione, si interrogava anche sul meglio, come diceva lui, dando la possibilità di spiegare e di dire quello che è accaduto. Per lui si è potuto fare, per altri no. È questo che mette in crisi, ha messo in crisi la magistratura, è quella vicenda. Rimane l'unica vicenda, l'unico momento nel quale la magistratura associata è entrata nel merito di un provvedimento, è rimasta l'unica, questo va detto, non è più accaduto. Eppure tante vicende hanno fatto discutere dopo, tante, adesso è inutile elencarle, però sono elencate dentro i libri e tutto quanto, a torto a ragione. Quando poi si fanno determinati processi, ad esempio i processi milanesi, che cosa accadeva? Chi suggerisce? Luca, prendi l'aereo, vai a Milano e copri quel magistrato, quel pubblico ministero. Questo è accaduto, ed è questo che non è andato bene, è questo che non va bene, ed ha un riflesso nelle vicende attuali, che portano appunto a parlare di logge. Cioè, guardate che la vicenda della loggia Ungheria non è dissimile, perché mentre, voglio darlo solo come spunto e poi mi correggo, mentre è sacrosanto il discorso che fa De Magistris, le decisioni dove vengono prese? Nei luoghi istituzionali o fuori? Allora, se vengono prese, se qualcuno dice che vengono prese fuori, A va dimostrato, perché siamo in uno stato di diritto, B non vanno dette bugie. Se io in un verbale, leggo che nel 2016 la nomina della Procura di Milano avvenne grazie a un'influenza esterna, lo leggo in un verbale, e io sono il diretto protagonista con il procuratore di allora, allora capisco che c'è qualcosa che non va, che qualcosa è saltato, che c'è un'operazione che forse, definiamo la sport o quant'altro, si sta giocando sul terreno dello scontro interno della magistratura. E quindi, se siamo arrivati a questo punto, io penso che ormai se ne facciano una ragione tutti. Ormai il tappo è stato tolto. Quando il tappo viene tolto, è inutile sottrarsi. È meglio raccontare e spiegare tutto. Perché ormai, se un'operazione, chiamiamola verità, trasparenza deve essere fatta fino in fondo, per evitare appunto che ci siano vicende come quelle che ha descritto, che tocchino la vita delle persone. È vero, le persone poi vengono eliminate dal gioco fisicamente, non fisicamente,
ma il mondo dell'istituzione non può funzionare così, soprattutto in realtà come questi, soprattutto in una terra come quella di Calabria, che per me sento come la mia terra. E quindi se c'è un discorso che si sta facendo oggi, io penso che un discorso che debba riguardare tutti, nessuno escluso. Mi impeta, io le rifaccio la domanda, cioè in questo libro si racconta che una legge approvata da una maggioranza parlamentare controfirmata dal Presidente della Repubblica, che mi pare fosse sempre Giorgio Napolitano, viene dichiarata incostituzionale attraverso questi famosi interventi esterni di cui lei ha parlato. Si capisce perfettamente nel suo libro, cioè la magistratura era arrivata ad un punto nel quale era capace di interferire su un organo della Corte Costituzionale, che è l'organo più alto. Ecco, se non fosse successo quello che è successo, se non ci fosse stato quel troll nel suo telefono nell'hotel Champagne, noi queste cose le avremmo mai sapute? Allora, io penso che comunque sia all'interno della magistratura era in atto un cambiamento. La magistratura non tollerava, non sopportava più quello che stava accadendo. La vicenda mia, al di là del Troia, nasce da uno scontro di potere. E su questo poi mi farà piacere ascoltare quella opinione di Gigi De Magistris, che ne ha vissute comunque di esperienza. Quando ci sono nomine importanti, abbiamo fatto riferimento a Cordova, pensiamo a Napoli, ma pensiamo a Palermo degli anni 90, cioè pensiamo a un'altra vicenda, direi di tutto, che ho raccontato pure questa mattina e non ho difficoltà a raccontare qui. Il 15 ottobre del 1991 Giovanni Falcone viene processato al CSM, processato, accusato di aver insabbiato le carte, e si deve difendere per ore e ore davanti alla prima commissione del CSM. Questo è successo nella storia della magistratura. La magistratura associata ha scioperato contro Falcone. Poi oggi è chiaro che raccontiamo altre cose, mitizziamo, come dice, quando non ci sono più poi tutti, ma è accaduto, sono accaduti gli scontri di potere. La Corte Costituzionale, pure su questo non c'è bisogno che lo dica io, può dirlo tranquillamente, ma dice, la composizione interna rivive le stesse problematiche che vive il mondo della magistratura. Chi era assistente di studio del giudice costituzionale? È un uomo indicato tendenzialmente dalle correnti, che poi fa carriera, andrà a diventare magistrato di Cassazione, ministro, o consigliere di Cassazione. Ministro? No, dico la Corte Costituzionale. Può diventare ministro, assistente di studio di un giudice costituzionale. Questo poi cambia, che diventa pure ministro. Io parlavo dei magistrati in questo caso, non degli esterni. Quindi un capitale pure che diventi ministro. Sì, i meccanismi sono quelli. L'Italia funziona così. È un discorso che stavamo facendo, e forse è arrivato il momento che queste cose non sono più accettabili o tollerabili, i meccanismi della spartizione o quant'altro. Quindi è chiaro che quando si guarda a determinati organi si pensa che tutti quei 15 che fanno parte della Corte Costituzionale siano in grado di agire da soli. No, hanno bisogno di una struttura, come avviene all'interno del CSM, come oggi. Chiudo il discorso delle porte girevoli. Diamo atto che lui è stato l'unico che poi ha fatto una scelta irreversibile. Dentro non la fa nessuno, ma il problema di fondo non è solo chi va in politica, cioè all'interno della magistratura dice ma non va bene il rapporto politica-magistratura. E perché quando uno viene chiamato al Ministero o al CSM come viene chiamato? Perché il più bravo di tutti uno si mette e guarda l'elenco telefonico, veramente crediamo, senza parlare di precedenti ministri della giustizia, io mi leggo il curriculum e dal curriculum io vedo, tanto per essere chiari, che Fulvio Baldi è più bravo di un altro dal curriculum, e questa è una presa in giro. Era presa in giro degli italiani, non funziona così. Non funziona, i curriculum sono tutti uguali. All'interno della magistratura, quando si deve scegliere il procuratore della Repubblica, pure questo, diciamolo tranquillamente, esistono le autorelazioni, che io chiamo autoesaltazioni. Il magistrato si autoesalta nel raccontare quello che ha fatto. Quindi se io devo leggere le carte e non ho contatti e non ho rapporti, non riesco a distinguere. Non è il compito italiano di uno studente, uno scrive meglio, uno scrive peggio, il professore lo riesce a valutare. Lì non si riesce a valutare. Tanto è vero che ci sono moduli standard, cosa varia? L'aggettivo, eccellente, ottimo, discreto. Tra gli eccellenti, se ho 5 eccellenti, come pesco quello più bravo?
Senatore Morra, lei è stato destinatario tra i primi del famoso verbale reso dall'avvocato Piero Amara, personaggio inquietante che ha, diciamo, frequentato ambienti politici, imprenditoriali, giudiziari italiani. Questo signore rende queste dichiarazioni a un PM, Paolo Stolari, che in questo momento mi pare Luca sia sotto processo. No, è assolto. È stato assolto. Riceve questi verbali. Ecco, che idea si è fatto lei di questa loggia Ungheria? È giusto che ne parli, perché nel testo di Luca Palamara sono state scritte alcune imprecisioni e io glielo ho già detto. Io non ho avuto davanti a me carte dicendomi chi me le presentava, questi sono i verbali dell'avvocato Amaro. No, io ho avuto detto da Pier Camillo Davigo: guarda, c'è un problema di fiducia nei confronti del consigliere Ardita e c'è qualcuno che sta collaborando con una procura del Nord, per cui queste sono, diciamo così, è lo stato dell'arte, è preferibile intrattenere rapporti diversi con Sebastiano Ardita. Tant'è che io ricordo di essere stato quasi sconvolto da queste dichiarazioni che mi sono state fatte, lo ribadisco, all'esterno dello studio di Pier Camillo, del dottor Davigo, nella tromba delle scale, e chiesi a Pier Camillo, nei cui confronti avevo assoluta fiducia all'epoca, che cosa faccio? Interrompo del tutto i rapporti con il dottor Ardita? La risposta è stata no, assolutamente, però usa prudenza, anche perché col dottor Ardita c'era un'interlocuzione frequente, avendo il dottor Ardita in precedenza un'esperienza di PM antimafia, nonché di magistrato impegnato al DAP, che lo rendeva un punto di interlocuzione fondamentale per la commissione antimafia. Io però, relativamente alla loggia Ungheria, mi sono fatto alcune convinzioni che rinviano a quanto detto sia da De Magistris che da Palamara. Ufficialmente sembra che tutto venga deciso al plenum oppure in commissione. In verità, si arriva al plenum, si arriva in commissione, esattamente come avviene in Parlamento, con le decisioni già prese. Per cui il nostro è, sulla carta, uno Stato di diritto. Ricordo a tutti, che la nostra Costituzione vuole che un'eventuale crisi di governo venga ad essere oggetto di discussione in sede parlamentare. Ricordo a tutti che questo quasi sempre non avviene, con il beneplacito di colui che è chiamato a far rispettare la Costituzione, perché sarebbe il garante della stessa, cioè il Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica è anche il Presidente di diritto del CSM. E forse l'attuale Presidente della Repubblica, che, sono parole sue, non doveva essere tale perché più di un mandato non si poteva fare, sono parole sue, forse questo Presidente del CSM avrebbe dovuto ragionare diversamente in merito all'ipotesi di scioglimento anticipato dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura, dato che sono emerse dinamiche che ormai sono chiarissime a tutti. E allora, se è vero, come è vero, che il procuratore capo di Roma veniva scelto in funzione di quelle discussioni che sono state captate dal Trojan, cioè che il racconto dei principali protagonisti conferma che le stesse considerazioni, le stesse dinamiche, le stesse logiche venivano fatte per scegliere il procuratore capo di Catanzaro, di Venezia, di Firenze e di quegli uffici giudiziari che cronologicamente dovevano essere oggetto di rinnovo. Allora mi domando perché Roma sì, fra l'altro, per Roma è stato penalizzato un magistrato che viene definito
nelle discussioni fra i consiglieri incorruttibile, anzi l'unico incorruttibile, il dottor Marcello Viola, con operazioni che mi piacerebbe fossero oggetto di approfondimento, perché nel giro di poche settimane chi votava a favore inizialmente di Viola poi fa retromarcia e assume posizioni ben diverse. Che cosa è successo nel frattempo? Perché c'è questo dietro front? Perché? Perché il mondo della magistratura è un mondo straordinariamente potente. Guardate, la magistratura è un ordine, di fatto però è un potere. È diventato un potere. Ed è diventato un potere che, in funzione di rapporti strani, perversi, patologici, con la politica, con i servizi, con il giornalismo e l'informazione e anche con gruppi economici. Ecco, questo potere determina un condizionamento formidabile nei confronti della vita democratica del Paese. La prima domanda che mi ha fatto il dottor Badolati era riferita al caso Montante. Benissimo. Vi invito a leggere, per esempio, il libro scritto da Attilio Bolzoni. Viene fuori un quadro desolante che coinvolge anche importanti giornalisti che oggi si trovano a capo di TV 2000 e che sono molto legati alla Presidenza della Repubblica. Poi però, TV 2000, voi lo sapete, e la televisione della CEI, uno si domanda: ma chi è che è a capo del Tribunale Vaticano? Un ex procuratore capo di Roma, che è stato anche procuratore capo a Reggio Calabria, all'epoca del finto attentato a Scopelliti. A me piacerebbe che su tutto questo si facesse luce, chiarezza, perché altrimenti parliamo di democrazia, evochiamo le elezioni ogni tanto, ma di fatto noi viviamo in un sistema ingessato in cui oltre un certo limite non si può andare. Ecco, lo dico anche perché l'avrete letto in tanti. A Caltanissetta il procuratore Stefano Luciani ha mostrato in aula fogli su cui uomini dello Stato avevano predisposto appunti che dovevano essere studiati da Salvatore Scarantino per realizzare il depistaggio. Uno dei tanti depistaggi. E allora, domanda che io faccio al sottoscritto, perché ogni tanto mi interrogo. Io sarò chiamato, in quanto rappresento un'istituzione, a partecipare agli eventi che ricorderanno il sacrificio di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Qualcuno ricordava che il 15 di ottobre del 1991 Falcone si doveva difendere dagli attacchi che alcuni all'interno della magistratura gli stavano portando. Qualcuno ricorderà che Paolo Borsellino, nell'ultima sua apparizione pubblica, nel chiostro famoso a Palermo, definì un suo collega Giuda. Io vorrei sapere, ma questi signori sono stati individuati e poi allontanati, oppure come al solito sono stati conservati nelle funzioni e hanno continuato ad operare quelle schifezze che hanno operato? Perché Falcone istruiva, mandava a processo e otteneva condanne, poi in Cassazione interveniva un certo Corrado Carnevale e faceva un lavoro chirurgico. E qua torno al problema calabrese. Quanti sono i magistrati calabresi? Perché io trovo magistrati calabresi un pochino dappertutto e avvocati calabresi un pochino dappertutto?
Io ho conosciuto Carlo Palermo. Carlo Palermo è stato oggetto di un attentato che l'ha sconvolto. Era procuratore a Trento. Fu costretto di fatto a lasciare Trento, decise di andare a Trapani. A Trapani, a Pizzolungo, casualmente lui si è salvato, una mamma e due gemellini sono saltati in aria. Di fatto, Carlo Palermo è stato anche oggetto di intervento da parte di un certo giudice Andrea, il cui nome è vagamente cosentino. Poi giudice Andrea è stato procuratore della Repubblica a Roma. E qui si ritorna alla massoneria deviata, a certi circuiti per cui alla fine sono certi poteri quelli che decidono per tutti. A me piacerebbe che queste occasioni servissero per far verità. E come diceva De Magistris, adesso non fanno più saltare in aria. Adesso ti delegittima in tanti altri modi. Vi dico il mio piccolo pezzetto di verità. Io non sono stato protagonista di vicende giudiziarie come, però qualcosa l'ho saputa perché faccio parte di una commissione inquirente e quindi ho la possibilità di studiare e di arrivare a documenti e carte. Per mia fortuna, io non sono un lavoratore autonomo, o meglio, non ero un lavoratore autonomo e non avendo pertanto partita IVA e non avendo quote societarie di aziende di famiglia, io inizio ad avere problemi inimmaginabili perché mi vengono contestati reati d'opinione, con processi che mi vedono sempre puntualmente competere con contendenti che conoscono magistrati, ma li conoscono perché li frequentano, perché magari vanno nello stesso villaggio a mare l'estate e magari c'erano insieme. E poi quei magistrati, per esempio, non sostengono. Come voi capite, io sono finito sul registro degli indagati, adesso vi farò ridere, per aver prodotto un'interrogazione parlamentare, che è una bestemmia, perché è un atto di sindacato ispettivo nella piena disponibilità di un parlamentare che rappresenta il popolo. Però un procuratore della Repubblica decise di iscrivermi sul registro degli indagati. A seguito di quell'interrogazione parlamentare, un consiglio comunale della provincia di Cosenza fu sciolto. Però intanto io sono risultato iscritto sul registro degli indagati. E allora forse sarebbe il caso di capire che anche la magistratura deve rispettare le regole. Così come l'avvocatura, così come la politica, così come tutti quanti. Perché la legge è uguale per tutti. Altrimenti ci prendiamo soltanto per il CULO. Luigi De Magistris, hai visto tante cose nella tua carriera, hai combattuto tante battaglie, hai incassato pure delle sconfitte, hai ottenuto delle vittorie. Quante ipocrisie c'è nella magistratura? Ti faccio degli esempi. Viene redatto, se ne parla nel libro di Luca Palamara, viene redatto il famoso rapporto su mafia, appalti a Palermo, questo rapporto che viene dopo la morte di Giovanni Falcone archiviato. Un rapporto del rosso storico, vengono diciamo fatte delle scelte importanti e Falcone viene sempre bocciato, si candida a CSM, bocciato, si candida a Bruno Santimar, bocciato, viene processato dal CSM perché due, Orlando e Galasso, se ne fossero, il professore Galasso, Alfredo Galasso e Luca Orlando, lo accusano di tenere come dire, fascicoli nei cassetti che riguardano i politici. Falcone conosceva bene quelle storie, sapeva di non poter provare nulla, che non c'era la possibilità di farlo in quel momento, quindi non li nascondeva. Paolo Borsellino viene confinato a Mazzala perché è indicato, dimmi se sbaglio, come fascista, notoriamente fascista, poi ha chiamato la figlia Fiammetta, proprio perché aveva questo passato da Missino. E qual è la tua esperienza? Quella durante la quale prima ti osannavano quando perseguivi soggetti vicini al centrodestra e poi invece ti lapidavano quando cominciavi ovviamente giustamente a fare tutto il resto. E con la tua esperienza, quanta ipocrisia c'è oltre che potere all'interno deviato all'interno della magistratura?
uno scrittore napoletano che si chiama Domenico Starnone parla di normale devianza. I normali li fanno passare per sovversivi e i deviati sono diventati normali. Cioè è riduttivo parlare di servizi segreti deviati e di qualche mela marcia. La mela marcia è diventato Frutteto. Il tema è che le persone che non si piegano vengono colpiti con strumenti diversi. A Falcone vi siete dimenticati, ma per ragioni di tempo, non perché non lo ricordate, che addirittura lo accusarono di essersi fatto preparato l'attentato alla dama. Borsellino non disse solo quello che Nicola Morra giustamente ricordava del Giuda, ma in quella ultima intervista, in un convegno organizzato da Micromega a Palermo, parliamo del giugno del 1992, pochi giorni dopo la strage di Capaci e pochi giorni prima la strage via D'Amelio, lui disse che probabilmente i principali responsabili della morte di Giovanni Falcone andavano individuati all'interno della magistratura. Guardate che Paolo Borsellino viene fatto fuori perché lui comprende che mentre lui e altri servitori dello Stato indagano per capire che cosa è accaduto, lo Stato, pezzi di Stato trattavano con la mafia. E le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, poi diventato collaboratore di giustizia, che pochi giorni prima del 19 luglio del 92 era sentito da Paolo Borsellino. Paolo Borsellino si deve allontanare perché viene chiamato urgentemente al Ministero dell'Interno, dal Ministro, e probabilmente si trova personaggi poi diventati all'onore della cronaca. Quando torna era talmente nervoso che fumava due sigarette contemporaneamente. Allora, uno Stato che non fa luce su queste stragi può mai ritenersi Stato democratico fino in fondo? E attenzione, qualche anno fa si è arrivati a distruggere da parte della Corte Costituzionale, su sollecitazione del Presidente della Repubblica, sempre lui, Giorgio Napolitano, intercettazioni telefoniche del processo sulla trattativa Stato-mafia, perché nell'intercettare Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno, che era ministro dell'Interno nel 92, quando Borsellino si reca proprio al Ministero dell'Interno, indagato e imputato nel processo sulla trattativa, poi assolto, siccome in alcune conversazioni si conversa con il Presidente della Repubblica, sono andate distrutte. E quindi noi non sappiamo che c'è là dentro. È grave. Ma voi avete mai visto in uno Stato democratico che un ministro della giustizia, coinvolto in una determinata indagine sul piano penale, chiede il trasferimento del magistrato che indaga sul suo Presidente del Consiglio e chiede il trasferimento d'urgenza? Quando chiedono il trasferimento d'urgenza il 21 settembre del 2007, io stavo indagando sul Presidente del Consiglio e negli atti era coinvolto il Ministro della Giustizia, che chiede il trasferimento del PM che indaga su di loro. Ma guarda che manco Mussolini arrivava a pensare a una cosa di questa. Cioè, questi sono atti golpisti in fondo. E Mastella fu molto intelligente, glielo riconosco, e Luca Palamara lo ricorda, mise a capo di tutte le strutture del Ministero della Giustizia i referenti di tutte le correnti, per la prima volta, perché in genere vinceva il centrodestra e andavano i riferimenti delle correnti di centrodestra, vinceva il centrosinistra e andavano più quelli di sinistra. Mastella, da buon democristiano, maniera furbesca e intelligente, astuta, mise tutti per garantirsi la copertura. Il controsequestro che portò all'impallinamento dei magistrati di Salerno, sequestro e controsequestro, è una cosa che chiunque di voi, anche che non è un magistrato o un avvocato, cerca di trovare traccia negli archivi della Repubblica Italiana, non ne trova contezza. Sapete che cosa è accaduto per chi, non, per chi è più giovane magari? Dei magistrati fecero una perquisizione che ricordava prima Palamara, andarono a fare la perquisizione, andarono a sequestrare atti come corpo del reato e gli indagati a cui erano stati
notificati decreti di perquisizione e di sequestro, controsequestrano il sequestro di Chindari. E come? Il ladro che sta in un supermercato, arriva la polizia e individua il ladro che sta rubando al supermercato e arresta la polizia. Guardate, ma è una roba incredibile. Poi è venuto fuori con gli anni quello che sapevamo, che in quei momenti i magistrati di Catanzaro hanno interlocuzioni con il Quirinale. Chi è che scatena la guerra tra procure? Il Quirinale. Andatevi a vedere quali archivi ci sono. Andatevi a vedere chi parla di guerra tra procure. Ma che guerra tra procure? Mo ci vuole aggredite e aggressione. Andiamo a parlare di guerra tra procure. C'è una procura che indaga, e se quella procura sta facendo delle cose sbagliate ci si rivolge ad altri magistrati, ma non è che chi viene indagato può indagare chi lo indaga. Ma è una roba che non la pensi nemmeno, non esiste, fuori dall'ordinamento. Fu il pretesto per fermarli. Guardate, sono sempre gli stessi. E le persone poi certe volte, a proposito dell'ipocrisia, vengono uniti da dei fili strani. Io mi sono trovato poi legato con dei magistrati bravi come Nino Di Matteo, perché mai avremmo immaginato che alcune persone, cioè Mancino è quello che è stato il protagonista del mio procedimento disciplinare, ma su De Magistris alla fine per espellerlo da questa terra, ma che ha fatto? Volete sapere il motivo principale perché io vengo fatto fuori? Anche qui il tempo è garantito, perché io iscrivo in maniera segreta in cassaforte due nominativi: un generale della Guardia di Finanza che era il referente dei servizi interni della Guardia di Finanza, ma non è questo il tema. L'altro si chiamava Giancarlo Pittelli, all'epoca coordinatore regionale di Forza Italia, parlamentare, uno degli avvocati penalisti più noti, recentemente arrestato. Perché segreto in cassaforte? Perché c'erano state già tante fughe di notizie. Cioè, avevo scoperto quello che 12 anni dopo ha portato Rinascita Scott. 12 anni! Pensate, in questi 12 anni che carne di macello è stata fatta. Poi quando è stato arrestato, non era Pittelli di prima, sempre importante, ma all'epoca era veramente un personaggio molto influente. Anello di collegamento in quel mondo che io chiamo massomafia, borghesia mafiosa, che non è manco terra di mezzo, magari terra di mezzo, è terra di là. Segreto e tutelo. Me l'avevano insegnato alcuni miei maestri quando facevo il tirocinio, che segretarono l'iscrizione dell'allora, guarda caso, ma è veramente una coincidenza, presidente della Camera, Giorgio Napolitano, all'epoca dei Tangentoni. Lo iscrissero per ragioni di riservatezza, poi fu archiviato. Io iscrivo perché c'erano già state fughe di notizie, visto il collegamento strettissimo tra il mio procuratore che mi doveva tutelare le spalle e Pittelli. Quando mando l'informazione di garanzia e l'indagine esce fuori, il procuratore mi toglie l'indagine. Procuratore mi toglie l'indagine, nonostante Pittelli era amico del procuratore, Pittelli era l'avvocato del procuratore, ma soprattutto 6 mesi prima, nella società Roma 9 SRL Corso Mazzini di Catanzaro, il figlio della moglie del procuratore era diventato socio dell'avvocato Pittelli e il procuratore aveva prestato fideiussione. Vengo trasferito. E sapete che mi dice il CSE? Che io non dovevo segretare, che dovevo avvisare il procuratore e il procuratore si doveva astenere. Cioè, io per salvare il procedimento, esattamente il contrario di quello che è accaduto a Mara e vicenda Ungheria, cioè per salvaguardare il procedimento penale e quindi il mio lavoro, vengo trasferito. Cioè, tutto salta là. Beh, diciamo che, come dire, la domanda che tu mi dovresti fare, ma nonostante tutto questo, ma tu c'hai ancora voglia di credere nelle istituzioni? Sì, e questo me lo insegnano le tante manifestazioni con Salvatore Borsellino, con l'agenda rossa, no? Quando gridiamo fuori la mafia dallo Stato, cioè non è giusto che le persone per bene devono andare fuori. Ecco perché uno continua ad avere fiducia, altrimenti sarei un anarchico. Perché guardate, l'anarchia è bella, eh? Attenzione, io sono un po' un amante della letteratura, della filosofia,
Anarchia significa l'ordine supremo, cioè quando è talmente armonia che non c'è bisogno allo Stato. Io invece credo ancora, da uomo delle istituzioni, che quella ipocrisia, ma soprattutto la denuncia, la richiesta, cioè io non penso che, se lo dico anche a Nicola Morra che è un parlamentare, ma nel prossimo Parlamento, io penso che su queste vicende si dovrebbe avere il coraggio di andare a verificarle, cioè sentire Luca Palamara, sentire Luigi De Magistris, sentire la gente che non si gira, cioè io non mi sono girato dall'altra parte, io ho fatto, guardate, chiudo, 100 verbali alla Procura di Salerno, 100 verbali, figura, e là ci sono verbali che riguardano magistrati che stanno ancora in servizio qua, in Calabria, che hanno fatto carriera, che decidono sulle libertà delle persone, stanno là. Ecco perché questo è grave che sia stato il vertice dello Stato che abbia dato la copertura a tutto, i miei procuratori, i capi, cioè quelli che ti dovevano guardare le spalle che ti hanno tradito. Allora il livello, e chiudo, è questo qua. Oggi non c'è più la collusione. Una volta, prima delle stragi, c'era la collusione. La mafia che corrompe un parlamentare, la mafia che corrompe un poliziotto, la mafia che corrompe un giudice. Il livello è salito. È salito. Hanno deciso di entrare direttamente. I figli studiano alla Bocconi, alla Ruiz, fanno i concorsi, diventano magari magistrati, diventano, vanno negli apparati, cioè entrano, entrano. Cioè è entrato questo, è entrato proprio il cancro, cioè si è entrato dentro, è dentro. E allora io conosco un unico anticorpo, a proposito del prenderlo dall'altra parte, il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. L'anticorpo è quello di provare, perché esistono tanti, abbiamo citato Di Matteo, ma ne potremmo fare altri, di gente che nelle istituzioni continua a fare il proprio dovere, vanno non isolati ma sostenuti, e poi la gente deve prendere parola e si deve impegnare, cioè noi dobbiamo fare in modo che le persone eticamente pulite, le persone che credono nei valori, che credono nella Costituzione, che sono oneste, entrino nelle istituzioni e nella politica, perché il sistema non si rigenera da soli. E l'abbiamo visto con la riforma Cartabia, che non c'è nulla che vale l'interesse del cittadino con una giustizia più giusta, più rapida, più celere, più uguale, più equilibrata tra accusa e difesa, con meno custodia cautelare. Tanti argomenti di cui si poteva parlare. No, si deve andare a colpire, guarda caso, il magistrato autonomo e indipendente. Lo diceva, mi pare, prima Palamara all'inizio. La Costituzione tutela il magistrato, non la magistratura. Attraverso la magistratura autonoma e indipendente vuole tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non come privilegio ma come garanzia dell'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, perché se il magistrato non è autonomo e indipendente non ci sarà l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge. Io, se vai a vedere la mia, fin quando prima di essere espulso da Catanzaro, quando facevo indagini trafficanti di esseri umani, droga, estorsioni, omicidi, violenza sessuale, eccellente, super eccellente, il più bravo di tutti. Come si sono toccati là? E cominciamo, e dall'interno, cioè i veri mandanti stavano dentro. I politici, se non hanno i collegamenti interni, è una zanzara, entra di qua, esce di là. Io ho avuto non so quante interrogazioni parlamentari, a proposito di interrogazioni parlamentari, ho avuto un altro record, il magistrato che ha raccolto il maggior numero di interrogazioni parlamentari, inchieste e ispezioni. Non mi avrebbero fatto niente se non ci fossero stati i miei colleghi che hanno tradito, a proposito del tradimento. Pochi hanno tradito, pochi hanno sostenuto, molti sono stati a guardare. E poi quando sono diventato, tra virgolette, potente, secondo loro, sindaco di Napoli, ne incontravo diversi per strada. Gigi, io sono stato sempre dalla tua parte. E chi t'ha visto? Se tu ti facevi vedere, non facevi un sostegno a me, perché io sapevo di pagare un prezzo, non sono nato ieri. Sostenevi la democrazia, sostenevi lo Stato di diritto, sostenevi i cittadini, sostenevi la Costituzione. Quindi non siamo indifferenti, questo è l'appello finale, perché se non si è indifferenti su tutti i temi, dalla guerra alla mafia, qualcosa si può ottenere. Se aspettiamo che passa, guardiamo, il sistema non si autogenera da solo, il sistema ha bisogno di essere sistema, e quindi chi è fuori dal sistema si deve impegnare. Quindi penso che, e chiudo,
E questo serve perché le persone che ascoltano, che pensano, che riflettono, che agiscono, il segnale di fiducia è che c'è tanta gente ancora in Italia che non si è messo al guinzaglio di qualcuno e che non ha prezzo. Si paga a non avere un prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. Sì, volevo velocemente raccontarvi quanto segue. È stata una mia iniziativa sottoposta all'ufficio di presidenza della Commissione Antimafia, quella di poter audire il dottor Palamara per vicende inerenti tre aspetti, tre, sottolineati nel suo precedente libro, che hanno inerenza con le attività della Commissione. Per esempio, l'estromissione di Dino Di Matteo dal gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia, che avrebbe dovuto indagare sulla presenza di soggetti estranei a Cosa Nostra sulla scena delle stragi. E ci sono messaggini fra il dottor Palamara e il dottor Federico Caffiero De Rao e anche altri, in cui si commenta appunto dapprima l'inserimento, poi l'estromissione, e poi voi sapete che a distanza di anni Di Matteo è stato reinserito, ma a distanza di anni. Per effettivamente audire Luca Palamara, io ho passato un calvario, perché come diceva Luigi De Magistris, ma ormai l'abbiamo capito, se tocchi certi fili prendi la scossa, perché grazie a Luca Palamara, che io affettuosamente definisco uno dei più grandi collaboratori di giustizia degli ultimi decenni, e normalmente secondo il nostro lessico giuridichese il collaboratore di giustizia apparteneva ad organizzazione a delinquere di stampo mafioso. Ecco, io grazie a Luca Palamara ho potuto offrire una miniera informativa straordinaria che vorrei ulteriormente coltivare e sfruttare, perché le informazioni che ha quest'uomo in relazione a scelte, decisioni e fatti di cui lui è stato protagonista o comunque testimone nel corso degli ultimi 20 anni, essendo l'uomo di fiducia dell'allora procuratore capo di Roma, per esempio, ecco, sono informazioni preziosissime per ricostruire l'ordito del sistema. E il sottoscritto un prezzo l'ha pagato, Luigi, perché quando io sento anche qualcuno teorizzare che io abbia fermato una ispezione che avevo chiesto, cioè che era stata chiesta da un'interrogazione parlamentare presso Tribunale e Procura di Cosenza, a me viene da ridere, perché io ho imparato che se tu vai a bussare al ladro alle 9 di sera e gli dici guarda che domani mattina alle 4 ti venga a prendere, probabilmente alle 9.05 il ladro è già scomparso. E quindi certe cose si fanno senza dirle, e si fanno, senza dirle anticipatamente, presentando carte. Carte che io ho presentato a chi di dovere. Adesso vi rivelo anche un altro fatto su cui forse nessuno è informato. Sentendomi poi dire a distanza di mesi che quelle carte studiate dal servizio ispettivo del Ministero competente non segnalavano alcuna anomalia nel comportamento dei magistrati coinvolti, salvo poi scoprire a distanza di qualche mese che il capo del servizio ispettivo, cui era stata demandata la responsabilità di studiarsi queste carte, era stato costretto alle dimissioni perché coinvolto in indagini
che aveva come capo d'accusa corruzione in atti giudiziari. Era quel magistrato partenopeo che finanche con biglietti dell'Ariscafo si faceva circuire per aggiustare le carte. Allora, quando io scopro questa realtà, io ho il vomito, e credo che sia diritto dovere di tutti quanti noi cittadini italiani, sempre che si tenga fede alla nostra carta costituzionale, cercare di cambiare la realtà. Purtroppo noto che c'è grande, grande difficoltà. Vi segnalo anche un'altra cosa. Io ho avuto la possibilità di avere oggi Luigi De Magistris qua, esattamente come tempo fa ho avuto Alfonso Sabella in Senato, sempre per ragionare, in funzione del libro di Palamara e Sallusti, della riforma Cartabia e delle patologie da cui è afflitta l'amministrazione della giustizia in Italia. Benissimo, ho sentito tanti altri magistrati, persone secondo me serie, le quali mi dicono: guarda, io non posso espormi pubblicamente, anche perché magari ho un contenzioso in atto a livello civilissimo con il dottor Palamara, però fallo, te ne prego, perché il livello delle deiezioni da cui siamo sommersi è enorme ed impensabile. E quando io scopro cose che riguardano magistrati di primissimo livello, e per esempio nel testo vengono indicate tutte le questioni afferenti la magistratura che ha indagato su Montante e che forse ha omesso di indagare per come avrebbe dovuto Antonello Calogero Montante, io francamente ho tremore, perché questo significa che la democrazia non ha neanche, a differenza del sistema, gli anticorpi giusti. Concludo dicendo un'altra cosa, perché anche questo voglio dirvi. Inizialmente questo incontro non si sarebbe dovuto svolgere qua, si sarebbe dovuto svolgere altrove. E non io avevo chiesto, ma qualcun altro aveva offerto la sala consiliare del Comune. Poi ci sono stati problemi. Allora, faccio un'ultima domanda, che questa riguarda un personaggio molto noto, uno dei magistrati Antindrangheta più conosciuti al mondo, non appartenenti a correnti, me lo confermo, della magistratura, attualmente procuratore di Catanzaro per miracolo, perché è diventato, questo non sapevate come fare, l'avete fatto diventare procuratore di Catanzaro, Nicola Grattieri. Leggo nel suo libro delle dichiarazioni fatte da un suo collega magistrato che offendono il dottore Grattieri, che viene definito uno sporco fascista, preferisco non ripetere quello che ho detto nel suo libro. Le faccio una domanda però: oggi Nicola Grattieri non iscritto ad alcuna corrente della magistratura, che non le ha mai chiesto niente quando lei era potente, è candidato alla Procura Nazionale Antimafia. Lei non è un indovino, però ha esperienza. Secondo lei quante possibilità di essere eletto? Allora, concludo ringraziando per l'invito, ribadendo che quanto l'avrei raccontato Pellina con quella che è stata sempre un po' la mia caratteristica, quella di ispirarmi però per i principi della giustizia giusta. Io sono entrato in magistratura, su questo non ce lo siamo mai detti pure con Gigi De Magistris, ma c'è un tratto che ci accomuna e che è un'ispirazione paterna. Sono figlio di un magistrato nato in questa terra, che da questa terra è andato a Roma con le mille difficoltà degli anni 50, superando il concorso di magistratura che in quegli anni era un vanto per la famiglia, per il paese, e a quei principi mi ispiro e continuerò sempre ad ispirarmi. E se racconto, racconto principalmente per quel motivo, proprio perché in me prevale l'istinto, la voglia di assumermi le responsabilità, di conoscere gli errori, però di non accettare mai l'ipocrisia e la falsità nel racconto.
Ci ho detto Nicola Gratteri, sicuramente un magistrato che non ha fatto parte del sistema, la vicenda che racconto ancora prima della DNA, ma quella che lo doveva portare a diventare ministro è abbastanza emblematica, anche in quel caso il sistema, chiamiamolo così, gli impedì di diventare ministro. Oggi non sono solo io a dirlo, l'ha detto addirittura uno dei diretti protagonisti, che era l'allora presidente del Consiglio, entrò con un foglio sul quale era scritto Gratteri, ma il sistema non poteva tollerarlo. Il sistema dei procuratori, perché il sistema dei procuratori non prevede che ci sia qualcuno al di sopra che poi in qualche modo possa scardinare il sistema. Oggi l'attualità penso sia stata anche detta e preceduta dagli interventi di Morra e di De Magistris. Si voleva in qualche modo fare una riforma che potesse in qualche modo superare i guasti del correntismo. La riforma non farà nulla da questo punto di vista, tutto è e resterà come prima. E quindi per fare il procuratore della Direzione Nazionale Antimafia occorreranno gli accordi tra le correnti, gli accordi tra i magistrati e la politica, nei quali sicuramente Gratteri non vanta, come dire, una grande forza, questo lo possiamo dire. E su quali si riproporrà la grande sfida, se dovrà prevalere l'appartenenza o il merito. E io su questo che cosa posso dire? Posso dire che la mia esperienza mi fa, come dire, capire come andranno le cose. Per il momento preferisco tenerle per me. Grazie, ringraziamo i nostri ospiti. Il libro è all'esterno, potete prenderlo, che lui lo...